Il Consiglio regionale ha approvato il collegato alla finanziaria. Tra le novità, la nascita dell'Agenzia Foreste e Territorio, la proroga del Piano Casa fino a fine 2016 e la delega all'Agenzia Piemonte Lavoro dei Centri per l'Impiego, che tornano in capo alla Regione. Grazie anche al sostegno del Consiglio regionale è stata restituita al pubblico la sala della colazione di Palazzo Reale a Torino, antica sala di udienza del sovrano. Restaurati il dipinto di Vittorio Blancheri, la battaglia di Farsaglia, gli arredi e alcuni affreschi. Conferire il sigillo della Regione al SERMIG per il suo impegno per la pace e inserire il termine fraternità nello Statuto del Piemonte. Lo ha proposto il Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus al convegno organizzato dal Comitato Diritti Umani con il movimento Noi Siamo Con Voi. Sono state 41.000 le visualizzazioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito del Consiglio regionale negli ultimi 6 mesi. I dati sono stati presentati nel corso della giornata della trasparenza organizzata al Centro Incontri della Regione Piemonte. Il Comitato Diritti Umani ha aderito al progetto per le scuole intitolato Islam e radicalizzazione, la cultura dei diritti umani per contrastare gli estremismi violenti. L'iniziativa riguarda l'area metropolitana di Torino e si concluderà a marzo nell'aula di Palazzo Lascaris. Con una tesi sul lessico dell'apicoltura nelle inchieste piemontesi dell'Atlante Linguistico Italiano, Giulia Miccoli è la vincitrice del premio Gianni Oberto 2015. Durante la premiazione, 3 artisti piemontesi sono stati nominati testimoni della cultura popolare per il 2015. Incentivare il dialogo tra donne e politica. Con questo obiettivo la Consulta Femminile ha organizzato una tavola rotonda con il coordinamento delle associazioni femminili di imprenditrici e dirigenti, CAFID.